Ciao a tutti ragazzi, oggi abbiamo un'occasione molto particolare nel senso che allora, l'embargo per le recensioni di TIFF scade la settimana prossima, ma il publisher italiano Halifax ci ha dato il permesso di mostrarvi in anteprima assoluta alcune delle scene di gioco. Ora, proprio da Square è stato rilasciato giusto settimana scorsa un lungo gameplay che riguarda tutta la prima missione del gioco. Noi in questo live potremo mostrarvi delle sequenze più avanzate, vi faremo vedere la quarta missione, soprattutto vi faremo vedere la schermata di impostazione del livello di difficoltà, che per il gioco è estremamente importante e poi ne parleremo. Vi faremo vedere anche le modalità sfida, che sono delle sorta di modalità aggiuntive oltre a quello che la storia offre. Si ambientano sostanzialmente negli stessi livelli della modalità storia. Naturalmente, ancora per dare un giudizio complessivo sul gioco è presto, nel senso che ci lavoreremo ancora nei prossimi giorni e poi usciremo con la nostra recensione completa la settimana prossima. Però già, insomma, possiamo innanzitutto parlare di quelle che sono un po' le caratteristiche del gameplay di questo reboot di TIFF. Per chi non conoscesse il brand, si tratta di un brand che è assente, diciamo, dalle scene da 10 anni ormai. È stato creato da Looking Glass Studios con il primo capitolo originale. E diciamo, racconta le storie che girano attorno a Garrett, che è sostanzialmente un ladro su commissione. Tutta la storia si ambienta in una città senza nome, naturalmente è un mondo immaginario. La serie originale aveva una forte caratterizzazione steampunk, che in questo reboot, a dire il vero, si è piuttosto persa. Qui hanno preferito un'ambientazione più di stampo vittoriano, diciamo, con degli elementi invece più legati al mondo dell'occultismo, quindi un po' di quella che era la vecchia caratterizzazione è stata modificata in questo reboot. Anche le meccaniche di gameplay naturalmente sono state adattate a gusti più, come dire, più contemporanei. Ma vediamo subito questo estratto dalla quarta missione del gioco. Allora, naturalmente il gioco è fortemente incentrato su meccaniche stealth, quindi il compito del giocatore è sempre quello di farsi notare il meno possibile, e come già si è visto dalla primissima immagine, è molto importante il rapporto tra luce ed ombra, ossia quando si è nelle zone di luce gli avversari ci possono notare, mentre invece quando rimaniamo in ombra abbiamo migliori chance di passare assolutamente inosservati. Si nota subito una buona risposta in questa occasione che abbiamo appena visto da parte delle guardie, che sono state, diciamo, allertate dal movimento che c'è stato vicino alla porta e sono entrate subito nella stanza a guardare, però abbiamo sfruttato l'armadietto per nasconderci, insomma. Piccola nota, la versione che state vedendo è la versione PC, non stiamo giocando dal vivo, come è evidente, ma sono sequenze che abbiamo giocato nei giorni scorsi e che abbiamo registrato. Ecco, spesso nei livelli si trovano elementi interattivi come quello che avete appena visto, non sempre l'effetto è chiaro, l'effetto che si ottiene nel loro utilizzo è chiaro, a volte bisogna andare un po' per tentativi e cercare di capire se si può sfruttare l'ambiente a proprio vantaggio, o per passare inosservati, oppure qualche volta anche per creare diversivi che possono essere molto utili per procedere, nel senso si attirano le guardie in un punto e si aggira passando inosservati. E qui ritorniamo un po' al rapporto tra luce ed ombra di cui parlavamo prima. Diciamo che già questa è una fase piuttosto avanzata del gioco, siamo circa poco prima della metà, nel senso che le missioni del gioco sono 8, questa è la quarta, e già qui andare al confronto diretto con le guardie quasi sempre sfocia nel game over. Qui stavamo giocando a livello di difficoltà medio, che già comunque presenta una sfida piuttosto discreta, e ci siamo accorti appunto che da metà gioco in avanti, quando si allerta più, se si allerta una guardia sola ancora magari c'è qualche possibilità di cavarsela, ma se se ne allerta un gruppo è assolutamente, conviene caricare ancora prima per evitare di perdere tempo.
Naturalmente qui ci troviamo in una delle missioni principali del gioco, quindi c'è sempre. Le missioni principali sono caratterizzate da obiettivi sempre ben definiti, cioè un punto da raggiungere o un qualcosa da rubare. E via discorrendo. Diciamo che i livelli sono stati costruiti in maniera sostanzialmente lineare, cioè si va sempre dal punto A al punto B. Sta al giocatore poi trovare il modo, e spesso ci sono dei percorsi alternativi, lo stesso comportamento delle guardie, che poi tra l'altro si può modificare a seconda anche delle azioni del giocatore, costringe ad adattarsi e quindi a volte si scaturiscono situazioni di gioco imprevedibili anche in base a questo. Però Sto ammalando, lo sentivo. gli obiettivi rimangono strutturati in maniera assolutamente lineare. E qui notiamo anche come sia C'è in TIFF nessuno? Vieni assolutamente fuori! fondamentale lo studio dell'ambiente circostante, cercare di capire dove sono le guardie, come si muovono. Ecco, abbiamo un esempio della possibilità di neutralizzare una guardia, naturalmente a patto di prendere alle spalle perché non deve riuscire a dare l'allarme, e poi, come nella maggior parte dei giochi stealth, la possibilità naturalmente di nascondere il corpo. Una delle caratteristiche fino adesso che abbiamo notato più interessanti di Thief è la possibilità di attardarsi, diciamo, nei livelli per rinvenire sia documenti, che possono essere interessanti perché svelano retroscena sulla storia, o a volte anche danno informazioni su alcune cose che si possono trovare all'interno dei livelli, ma soprattutto il motivo principale per attardarsi è quello del furto, quindi Garrett giustamente è un ladro e quindi cerchiamo di rubare tutto il possibile. Qui vediamo in azione la modalità concentrazione che permette appunto di vedere evidenziati con questa luce azzurra tutti gli elementi interattivi della stanza in cui ci si trova. Mi sono fatto Si tratta portare da naturalmente di una sbaglio. facilitazione abbastanza importante, bisogna tenere presente, come dopo vedremo più nel dettaglio, che c'è la possibilità assolutamente di disattivarla completamente impostando a dovere il livello di Le difficoltà. Quindi strade non sono coloro che sicure. desiderano avere un'esperienza più complessa e più di studio dei livelli in prima persona senza questa facilitazione potranno assolutamente farlo. E diciamo che in certi momenti se non avere quell'aiuto può fare abbastanza la Quasi più differenza, stealth. anche sul tempo che si impiega per completare le missioni. E abbiamo portato a termine un altro stordimento silenzioso senza conseguenze. Ecco, come si nota, Qui da qualche parte ci sarebbe l'indicatore un'entrata di segreta. Ho missione, visto che tra spesso l'altro un è anche quello, padrone è passare da disattivabile qui. volendo, se Ma quando qualcuno poi volesse andavo a farlo, guardare, come c'è vedremo più avanti nessuno. nelle Non avrei opzioni. pensato che L'indicatore di avrebbe missione dà potuto. sempre una No, direzione certo che piuttosto no. generica di dove ci si debba recare. Poi sta al giocatore esplorare i livelli, che tra l'altro presentano spesso anche delle dimensioni discrete. Questo non è assolutamente uno dei più grandi, ce ne sono anche di più ampi. E quindi alla fine l'esplorazione è sempre fondamentale, Un'entrata sia per segreta, tipo trovare nel caso mio. effettivamente il luogo dove ci si Un deve chilometro recare, della rocca potrebbe essere di grande aiuto. sia per appunto de dedicarsi un Bello, po' al Marty, furto, spiegami che è cosa una ne pitto le delle belle attività ore. fino adesso che abbiamo trovato più Per ordine del piacevoli valore in del gioco. persona, Elias C'è questa Nordcrest, sorta me li di consegnate o io li armo. cleptomania Non ha virtuale che senso si aspettare sviluppa qui un po', con me a no? sta festa. Questa Entrare al posto di dipendenza quei dal cretini. Quando ce ne furto sono uscite compulsivo. volontariamente. Anche perché le animazioni poi legate allo scassinamento Ma e alla sto manipolazione, ad zitto! esempio, di alcuni marchingegni sono realizzate molto bene. In questo caso la scritta rasoio mancante, diciamo che in TIFF ci sono una serie di oggetti secondari che è possibile acquistare da vari mercanti, spendendo il denaro accumulato con i furti e con le missioni, naturalmente. Questi oggetti a volte aprono a nuove possibilità all'interno del gameplay. Nel caso specifico, se si dovesse acquistare un rasoio, successivamente si potrà tagliare praticamente i quadri dalla loro cornice e in questo modo guadagnare altri soldi. Altri oggetti interessanti, c'è cioè ad esempio
una sorta di cacciavite piuttosto avanzato per le brugole, che permette di aprire delle grate che altrimenti sono inaccessibili e che forniscono o dei percorsi alternativi o delle scorciatoie all'interno dei livelli. Questo è un pratico esempio di come l'indicatore di missione non sia sempre, come dire, conclusivo per stabilire dove Determinativo. bisogna andare. In questo caso pensavamo di poter aggirare dalla balconata, ma abbiamo scoperto che non era assolutamente possibile. Qui invece decidiamo per un approccio un po' più violento, nel senso che abbiamo stordito la guardia, ma sapendo che non c'erano altre guardie nelle vicinanze perché le altre due le avevamo stordite prima, ci siamo permessi questo exploit. Ecco il discorso della manipolazione che dicevamo prima, no? Questa ricerca di marchi ingegni segreti, che poi una volta che si ha il pad alla mano, insomma, c'è una forte o leggera, a seconda della difficoltà del marchio ingegno, vibrazione sul pad quando ci si sta avvicinando al punto sensibile, no? Ed è fatto molto molto bene, diciamo che è molto immersivo. Qui facciamo un brevissimo salto nell'interesse del tempo alla sequenza successiva. Ma in realtà semplicemente era il viaggio in ascensore che abbiamo deciso di accorciare un attimo. Ora si spiega la mancanza di collaborazione. Prima Cornelius, ora Eastwick. E qui siamo quasi arrivati, Essere diciamo, a amico quello del che era un barone po' faccia male alla salute. l'obiettivo Un nodo di nell'altro, tutta questa missione. definitivo sì. Naturalmente, questa è la quarta, come dicevamo, non possiamo mostrarvela tutta, Leodor Eastwick, proprio per richieste servitore del dell'Eden, publisher, guardiano ma del valore appunto ve ne imperatore mostriamo solo una Eastwick, porzione che tra poco, tra non molto, si interromperà. Dopodiché passiamo un po' ad altre caratteristiche. E qui torniamo di nuovo al discorso della manipolazione che facevamo prima. Anche lo scassinamento l'avete visto brevemente prima, diciamo è stato implementato in una maniera molto, molto interessante. Non ha nulla di nuovo rispetto allo scassinamento in altri giochi, ma diciamo la sensibilità che occorre nel trovare il punto giusto per far scattare i meccanismi è molta. E questo crea un po' di tensione, soprattutto quando magari si sta tentando di portare a termine uno scassinamento con delle guardie nei dintorni, insomma, ci sono dei momenti di forte tensione a volte. Qua c'è anche un bel esempio di Sempre design, più diciamo grande che il imperatore design delle dell'Eden. ambientazioni è molto curato, ci ha colpito Bastardo Eastwick, positivamente. aprite la porta! Un po' un plastico della città, poi naturalmente i risvolti a livello di trama li scoprirete, insomma, a La rocca, breve. questo è il giocattolo che mi interessa. E qui c'è un esempio di un E piccolo allora, puzzle giochiamo. diciamo, che è un'altra delle caratteristiche del gioco, ma noi passiamo oltre. Quindi quarta missione la chiudiamo qua, vi facciamo vedere un po' quelli che sono i livelli di difficoltà. Allora, sono tre, come avete visto brevemente, più un quarto. Questo quarto è interessantissimo perché, come vedete, presenta una lista proprio di diciamo modificatori che possono impattare tantissimo sull'esperienza di gioco. Come potete vedere, nessuna concentrazione, quindi concentrazione completamente disattivata, addirittura il salvataggio solo ad inizio capitolo. Solo neutralizzazioni furtive, quindi non si può praticamente mai entrare in combattimento. La possibilità di disattivare il reticolo dell'arco, che rende abbastanza difficile tirare, eliminare completamente le frecce speciali. Ci sono moltissimi modificatori di questo tipo e possono rendere l'esperienza molto più difficile. Adesso vi facciamo vedere un estratto della prima missione di gioco, che magari avete già visto nel gameplay di Square Enix, ma noi ve la facciamo vedere al massimo livello di difficoltà. E con diversi modificatori attivati. Potete già vedere, ad esempio, che non c'è più l'indicatore della vita di Garrett e neanche l'indicatore di quando ci si trova alla luce o al buio. Quindi bisogna andare completamente ad intuito su queste cose. Notate anche che i movimenti del personaggio sono più lenti. Questo è un altro dei modificatori che praticamente dimezza la velocità, di cui si può disporre mentre si cammina. E anche quello, diciamo, rende molto più complessa l'esperienza. Notate anche che abbiamo disattivato completamente gli indicatori ambientali. Solitamente nei livelli, anche quando non si usa la concentrazione, c'è sempre un leggero
come dire, una leggera sovraimpressione blu su quando si può scalare una parete. Qui l'abbiamo disattivata completamente, infatti ci siamo resi conto immediatamente, pur avendo già giocato la prima missione ad un livello di difficoltà più basso, ci siamo resi conto immediatamente di come sia molto più complesso, ma dall'altro lato anche interessante esplorare gli ambienti, perché a quel punto si hanno molti meno riferimenti su dove si deve andare e bisogna procedere in un certo senso a tentoni, come si farebbe se ci si trovasse davvero per la prima volta in quell'ambiente. Quindi l'abbiamo trovato molto, molto interessante. Questo è uno dei caricamenti mascherati, tra virgolette, quindi ci sono anche dei caricamenti veri e propri, ma un'altra parte sono stati, diciamo, travestiti con questa specie di attraversamenti lenti che permettono al gioco nel frattempo di caricare una nuova ambientazione. Starebbe a saziare 100 bocche per un anno. Adesso non farne un caso di coscienza. Peggio del malanno suicida. Qui tra l'altro potete vedere anche un pezzettino di quella che è la città. Adesso qui nel caso specifico ci troviamo in missione, però in realtà questo quartiere è uno di quelli esplorabili anche liberamente. La città presenta un po' di quartieri che sono esplorabili tra una missione e Ci sono l'altra. ancora rotte. Contengono naturalmente È missioni rimasto fermo secondarie, facendo alcune pipì. più evidenti, Non l'hanno altre trovato, meno, quindi ma anche la lì vita ancora è qui. l'esplorazione, diciamo, diventa fondamentale perché alcune cose, proprio bisogna andarsele a trovare da soli, mettiamola così. E qui notate sicuramente la velocità ridotta, insomma, che tra l'altro mette anche un bel po' più di ansia. E questo è uno di quei famosi scassinamenti con la pressa delle guardie addosso di cui parlavamo prima, insomma, perché ci siamo lasciati le guardie alle spalle, non abbiamo la minima idea di dove siano e cosa stiano facendo, quindi insomma è uno scassinamento abbastanza teso. Questo è un classico esempio di ambientazione dove addirittura una gioielleria, quindi proprio la notte di Natale per Garrett, che può tranquillamente intascarsi un po' di tutto. Adesso infatti andremo a vedere. Ma prima cerchiamo di liberare un po' la piazza da occhi ed orecchie indiscrete. Rimuovere i corpi è molto importante, ma non solo. Diciamo che lasciare completamente invariato l'ambiente è anche importante, perché dimenticarsi una porta aperta dopo che vi si è passati, o un armadio o un baule aperto, se una guardia passa nelle vicinanze si accorge della differenza e non dà immediatamente l'allarme, però diciamo che avvisa i compagni e comincia una ricerca, diciamo, sul campo. Qui c'è la possibilità di aprire tutti gli armadietti, gli stipi, i cassetti che si trovano e agguantare un po' di tutto. Abbiamo anche una cassaforte, giustamente trattandosi di una gioielleria. Beh, in questo caso la guardia sta dormendo, quindi siamo un po' più tranquilli. Questo è uno degli scassinamenti un pochino più complicati, infatti come potete notare il punto giusto per inserire il grimaldello è veramente molto molto piccolo, quindi bisogna fare attenzione. È stato studiato, è stato bilanciato molto bene lo scassinamento, diciamo che dà davvero la sensazione di stare facendo un lavoro di precisione. Un oggetto eccellente. Ci siamo conquistati un oggetto di particolare valore, ma in realtà questa gioielleria nasconde un qualcosa di ancora più prezioso che infatti adesso andiamo a recuperare. Dopo aver portato a termine uno scassinamento invece questa volta un po' più leggero di quello precedente. Ecco, qui vedete il primo di una lunghissima serie di oggetti speciali, praticamente sia sparsi nella città sia all'interno delle missioni. Ci sono questi oggetti che hanno anche un nome, quindi sono di particolare valore, che è possibile appunto sottrarre, i quali poi andranno anche a raccogliersi all'interno del covo di Garrett e potranno essere, come dire, rimirati tra una missione e l'altra, con un po' di soddisfazione per il bottino preso. Diciamo che fanno un po' le veci dei classici Un paio
collezionabili di tanti altri giochi, però insomma diciamo che hanno questo aspetto un po' più interessante perché bisogna proprio andarseli a cercare prima di tutto e guadagnarseli. Alcuni sono tutt'altro che facili da rubare. Qui abbiamo un altro caricamento mascherato, diciamo. È un pratico esempio anche di come è possibile entrare in alcune case che purtroppo sono completamente disabitate, quindi non danno molto senso di vita, anche se poi in realtà per questo c'è una ragione precisa a livello di trama. Però insomma c'è sempre questo aspetto dell'esplorare, e poi questa di sicuro non è una delle più ricche di eventi, ma ve ne sono altre dove magari può capitare di trovare, non so, un documento che parla di un gioiello prezioso nascosto da qualche parte, allora dopo lì magari si devia un po' da quello che è il corso della missione per andare in cerca di qualcos'altro. Ecco, sono questi i momenti migliori di Tiff, sicuramente, di questo reboot. Questa è una delle attività che capita più spesso di portare avanti quando invece si stanno affrontando le missioni principali, ossia dover compiere questi percorsi evitando il più possibile il contatto con le guardie, studiandone i percorsi, a volte anche fermandosi un po' in attesa, magari aspettando che finisca un dialogo. E, diciamo che è un incedere piuttosto ragionato, piuttosto lento, molto, molto stealth naturalmente. Che riesce a dare l'illusione di trovarsi in una situazione del genere. Questo è un chiaro esempio di quando c'è il momento buono per muoversi, insomma, bisogna sempre approfittare di quel brevissimo lasso di tempo in cui si crea lo spazio giusto per passare. Invece c'è un piccolo esempio di come ci siano sempre ampie possibilità di verticalizzazione, moltissimi livelli presentano questi percorsi multipli, quindi insomma diciamo che qui non era obbligatorio salire, lo si sarebbe potuto fare anche in un altro punto più avanti, ma abbiamo scelto di farlo prima per aggirare al meglio le guardie. Ma vedete che la parte sotto rimane comunque accessibile, quindi i livelli, sicuramente la progressione è lineare, ma c'è sempre questa possibilità di variare il proprio percorso, un po' improvvisando, un po' decidendo, un po' pianificando a volte anche. Ed eccoci qua, che con questa brevissima cutscene chiudiamo la prima missione che vi avevamo mostrato, ve lo ricordiamo, a livello massimo di difficoltà. Qui potete vedere quelli che sono i punteggi di fine livello. In questo caso abbiamo preso Fantasma perché non abbiamo mai fatto scattare un allarme. Qui invece vediamo una delle modalità sfida che praticamente permettono di ripetere alcune. Le ambientazioni sono quelle della campagna, diciamo, sono dei livelli della campagna riproposti. Però cambia completamente il gameplay perché non siamo più all'interno della trama, ma semplicemente abbiamo un lasso di tempo per rubare più bottino possibile. Naturalmente, ogni volta che si ruba un qualcosa, si azzera quel piccolo timer sulla sinistra, che adesso sta a 59 secondi. Infatti, vedete che ogni volta che si prende qualcosa di nuovo lo si riporta a 60 secondi. Nel caso invece lo si faccia scadere, la prova sarebbe conclusa. Ovviamente, lo scopo è far salire il più possibile il punteggio con queste rapide successioni di furti, che poi vanno anche ad aumentare un moltiplicatore. Quindi, se si mettono a segno delle catene, diciamo, di furti, il moltiplicatore aumenta molto velocemente. Tutto questo permette poi di competere anche con gli amici, perché i punteggi che si registrano possono essere uploadati su delle leaderboard online, e quindi ci si può ampiamente sfidare con i propri amici a superare il punteggio l'uno dell'altro. C'è anche
Ci sono anche altre tipologie di sfide. Per adesso noi abbiamo provato, anche se non ve la facciamo vedere in questo momento, però abbiamo provato un'altra tipologia in cui invece c'è un oggetto molto particolare nascosto all'interno del livello. Il livello però vedete quanto è grande, quindi non è assolutamente facile andarlo a trovare, e anche lì c'è un tempo limite per trovare questo specifico oggetto. Noi con il materiale che potevamo mostrarvi in anteprima assoluta abbiamo concluso. Quindi, beh, naturalmente vi rimandiamo alla settimana prossima per la recensione, per il nostro verdetto definitivo su TIFF. Poi faremo anche naturalmente una video recensione ben strutturata con tutte le caratteristiche del gioco. Quindi a settimana prossima.